Dicono che sarà la moda dell'estate, cioè la pedalata con bicicletta assistita che consente di scoprire il territorio senza fare troppa fatica. Noi per mostrarvelo abbiamo voluto provare 25 km mezza giornata. Vuol dire far conoscere il nostro territorio, farli appassionare a questo sport, quindi avvicinarli a questa disciplina, sperando comunque di tirare su anche dei ragazzi giovani e divertirsi in compagnia. Lei fa questo di mestiere insieme ad altre attività? No, non principalmente faccio l'agricoltore e come secondo lavoretto ho preso in mano un noleggio bici di Travo, del comune di Travo, e porto in giro un po' le persone e faccio anche qualche lezione privata di tecnica. La gente che cosa le chiede più di tutto? Ma è un po' di tutto, cioè tra le lezioni e le escursioni guidate più o meno è uguale. Diciamo che negli ultimi anni c'è stata una bella ripresa su questa cosa qua e c'è molto molta richiesta. Com'è l'esperienza? Ma bellissimo, io la consiglio a tutti veramente. Se l'aspettava più facile, più difficile? No, mediamente difficile, però penso che sia accessibile a tutti. Che cosa si potrebbe migliorare per il sistema turistico della valle? Allora, secondo me l'informazione sicuramente, perché comunque arrivano anche telefonate di richiesta, non so, sentieri escursionistici o altro. Nel frattempo la gestione è anche quella di tutti i servizi acquatici, tra virgolette, come sta andando? Allora, così quest'anno, anche se oggi il tempo come vedete non è dei migliori, ha piovuto, però il livello del fiume è molto molto basso, quindi canoe quest'anno non siamo proprio riusciti ancora a partire.